Ed eccoci di nuovo in diretta con una nuova puntata del nostro Zoom Certificates, il nostro format dedicato ai certificati di investimento, ma non solo, anche ad una panoramica di mercato che ci aiuta naturalmente a capire un po' l'andamento delle borse e dei prodotti, insomma, dare consigli anche pratici poi agli investitori. Lo faremo come sempre con il nostro Riccardo Falcolini, eccoci qua in studio. Buongiorno e benvenuto Riccardo. Buongiorno Valentina, bentrovata. Ben trovato a te e poi in collegamento abbiamo anche Renato De Carolis. Buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno Riccardo. Renato, buongiorno. Beh, allora, innanzitutto sempre un grande entusiasmo. Io vedo come al solito tu ci proponi un outfit che, ecco, già dà degli spunti di riflessione, uno scontro fratricida tra toro e orso qua, no? Mi sembra di intravedere. Eccolo Eccolo là, là, eccolo lì. sì. Eh sì. Poi sotto c'è anche la scritta Trade your plan and not your emotions, ovvero fai trading secondo la tua strategia e non le emozioni. Attenzione alle emozioni, la psicologia, la volatilità di queste giornate. Attenzione a non farsi del male. Eh sì, e tra l'altro, insomma, invece a proposito di psicologia, siamo invece in un momento in cui le tensioni si acuiscono, soprattutto dal punto di vista della politica internazionale, quindi è ben difficile non farsi prendere un po' la mano dalle emozioni e dalle paure. Comunque, ne parleremo ovviamente alla luce anche dei numeri che sono emersi in questa mattinata. Diamo, ecco, un'occhiata, facciamo una breve panoramica di mercato con gli indici europei che sono tutti negativi in questo momento, a partire dal nostro FTSE MIB che perde più di un punto percentuale, meno 1,11% in area 27.104, e poi a ruota il DAX di Francoforte meno 0,79%, più o meno sugli stessi numeri si muove anche il CAC 40, Borsa di Parigi meno 0,94%, e poi l'indice che performa peggio in questo momento, il FTSE 100, Borsa di Londra meno 1,19%. Insomma, ci troviamo un pochino spiazzati rispetto al trend positivo che avevamo vissuto nel mese di gennaio, un mese d'oro per i mercati, con addirittura Piazza Affari, Regina di Cuori, l'abbiamo definita così, con un più 17%, numeri davvero record. Dobbiamo però capire che cosa sta cambiando, se sta cambiando qualcosa e soprattutto quali fattori incidono di più, se c'è un'inversione di tendenza. Lo chiedo innanzitutto a Renato e poi passo a Riccardo. Sì, purtroppo ci stiamo avvicinando all'anniversario della data, un anno fa, il 24 febbraio per la precisione, scoppiava il conflitto e purtroppo in molti temono che, passato il forte freddo dell'inverno, potrebbe ricominciare qualcosa, anche perché le notizie dell'ultimo periodo sono rifornimenti, aiuti all'Ucraina da parte dell'Occidente, il discorso ieri di Putin, quello di Biden, sembrerebbe insomma tornare ad alimentare una tensione sui mercati che forse più degli ultimi dati macroeconomici, a partire dal venerdì, primo venerdì di febbraio, con la pubblicazione dei non-farm payroll a oltre 500.000 sopra le attese, quando la Fed vorrebbe che viaggiasse intorno ai 100.000 per raffreddare un po' le dinamiche legate ai prezzi. Abbiamo visto anche appunto i prezzi al consumo americani che confermano la tendenza a scendere, ma meno di quello che ci si aspettava, così come anche i prezzi al consumo, vendite al dettaglio molto positive, segni di recessione negli States non si vedono, quindi il mercato comincia ad allinearsi a quelle che sono state le parole della Fed, della BCE, ma adesso in questo caso più America per quanto riguarda almeno i dati macro di cui ho parlato. Prima, se prima di febbraio non credevano che i tassi sarebbero andati oltre il 5%, adesso addirittura prezzano 5,50, quindi si aspettano gli operatori. Però, Valentina, secondo me è più la tensione geopolitica in questo momento, perché abbiamo visto negli ultimi mesi, di fronte a dati che facevano pensare ad una Fed più aggressiva, o lo stesso Powell che indicava alzeremo l'asticella probabilmente oltre quello che è il 5% inizialmente previsto, c'era una reazione a caldo, ma poi i mercati tornavano a salire, come se non ci sentivano da quell'orecchio lì. E invece qui adesso subentra questo nuovo fattore, che non è da sottovalutare, anche il ruolo della Cina, ovviamente, di Chiaro, chiaro. questo. Sì. Con Xi Jinping che si è detto preoccupato per l'escalation proprio dei
del conflitto, ha detto stiamo andando verso una situazione fuori controllo, quindi attenzione in questo senso. Ecco, giustamente Renato, Riccardo ha posto l'accento sulla tensione geopolitica a livello internazionale, non c'è solo questo, ci sono anche dati macro che arrivano, oggi ad esempio l'attesa per i verbali della Fed, l'ultimo dato tra l'altro dell'inflazione americana che non è stato brillantissimo, dal 6,5% siamo passati al 6,4% quando gli analisti si attendevano un 6%, insomma una diminuzione più sostanziosa. Ecco, tutto questo come sta influenzando poi il comportamento anche degli investitori e i flussi di mercato? Perché tu avevi parlato di una tendenza al risk on l'altra volta. Sì. Si mantiene oppure c'è un pochettino ecco, di ricalibratura? No, posso confermare che la tendenza è ancora costante. Okay. Stiamo vedendo dei buoni flussi, Valentina. E flussi che forse tendono a essere molto simili a quelli che vedevamo prima dello scoppio del conflitto. Siamo in alcuni giorni anche al di sopra di 100 milioni di euro di turnover, tendenzialmente sulla media dei 5 giorni si attesta intorno a poco più di 60 milioni di euro di turnover. Molto però, diciamo, oltre che prodotti a leva, viene ovviamente cubato da quelli che sono i prodotti di investimento che tendono a proteggere maggiormente il capitale, quindi o i prodotti 100% protetti o comunque prodotti a barriere profonde, barriere poste al 40-50% del fixing iniziale, che siano in grado appunto di assorbire un potenziale drawdown del mercato azionario. Sicuramente tantissime sono le, diciamo, le scelte o comunque i punti di vista degli investitori, però buona parte, diciamo, dei panieri è costituito sempre da panieri su indici, quindi fondamentalmente sottostanti classici come FTSE, Eurostoxx 50, Select Dividend 30, però si affacciano anche ulteriormente panieri con panieri mixati con sottostanti financial, quindi prevalentemente domestici, e anche, diciamo, utilities oil, quindi Eni, Enel, nonostante Enel comunque sia molto in debolezza ancora, e i dati, comunque il pricing di oggi, il prezzo di oggi, comunque fa rilevare ancora una sorta di debolezza del titolo, questo rimane sempre comunque fortemente consultato all'interno dei panieri, come anche tanti altri titoli americani. Diciamo, la situazione macro è una situazione complicata, Valentina, nel senso che bisogna capire, come dicevamo in precedenza, se effettivamente questo può essere un cambio di trend o comunque un respiro momentaneo dopo la grande salita che abbiamo visto a gennaio, e saremo a vedere, saremo un po' alla porta, capiamo appunto anche se questo FTSE MIB riuscirà a tenere i 27.000 punti. Siamo arrivati oggi con un minimo a 27.063 circa, quindi già siamo, si sta riprendendo, 27.112, esatto. Siamo comunque lì, abbiamo perso quasi 700 punti dei massimi, insomma, dell'anno, no? Eravamo intorno a 27.008, quindi bisogna capire effettivamente che cosa succederà. Sicuramente però, lato flussi, poi lascio ovviamente la parola a Renato perché so che ha tantissime analisi, lato flussi, sai Valentina, ora inizia a pesare anche l'inflazione, quindi chi aveva dei prodotti che rendevano poco inizia a riposizionarsi guardando non solo la protezione ma anche maggior rendimento, perché gli emittenti in questi periodi, grazie alla maggiore volatilità, sono riusciti a strutturare dei prodotti che dessero dei coupon più consistenti, quindi tendenzialmente diciamo che c'è una buona attività da parte della clientela. Sì. Speriamo ovviamente che venga fatto tutto con cautela e che si scelgano i prodotti più consoni alle proprie esigenze. Chiaro, ecco, una buona attività. E non si faccia prendere troppo dal momento. Certo, certo, ecco, no. E sì, me lo sono segnato, ecco, un'attività appunto, insomma, buona da parte della clientela, ma comunque anche una maggiore propensione più, insomma, a conservare, ecco, il capitale, a proteggerlo con appunto certificati magari che hanno delle barriere più profonde, perché ricordiamo la situazione rimane estremamente variabile e volatile, quindi è giusto innanzitutto proteggersi. L'hai detto, Riccardo, che c'è un Renato De Carolis scatenato oggi. Come sempre. Ma oggi in particolare ha veramente tantissimi prodotti da presentarci, e allora andiamo proprio nella parte più operativa della nostra trasmissione con i certificati della settimana. Mm.
Eccoci, allora Renato, ti abbiamo annunciato in pompa magna, non ci devi deludere, Wow, vai con il primo. Allora, devo ammettere che sono anche geloso del suo outfit, Sì, devo essere vuoi anche onesto. tu la felpa Non mi con il dispiacerebbe. toro e l'orso, Allora. ma magari facciamo del merchandising di Bellissimo. Zoom Certificates. Si può Renato, pensare. incominciamo pure. Si può pensare. Allora, premessa, il trend di base è rialzista. Si cominciano a vedere sui grafici, io uso quelli giornalieri, ai Kinashi, adesso vado a condividere, dei segni di possibile inversione. Poi il tempo ci dirà se siamo di fronte a prese di profitto o qualcosa di più. E allora, intanto vado a condividere la mia piattaforma grafica. Cominciamo con la regina di cuori, come l'avete definita, ovvero il nostro indice FTSE MIB. Spiego intanto, sotto c'è un grafico intraday a 30 secondi, giusto per vedere le dinamiche all'interno della seduta. Sopra, grafico daily Aikinashi. Velocemente spiego, è molto simile al classico candele giapponesi, quello più famoso. C'è una formula che rende questi grafici più lineari e fa vedere bene quella che è la tendenza in corso, e quando cambia colore può dare il là, il via a una possibile inversione, in questo caso di tendenza al ribasso. Ieri è stata confermata questa candela rossa, ricordiamo l'indice, come hai detto anche tu Valentina, più 13 adesso col calo delle ultime Sì. giornate, ieri e oggi, però conserva un margine in doppia cifra, molto positivo, anche a un anno la performance è più 6,88%. Candela rossa che prende come riferimento un test, perché tutti aspettavamo i 28.000 punti, dove passavano i massimi dell'anno scorso. Sembra aver anticipato il mercato, però prende come riferimento una situazione che si era vista tra novembre, anche fino a dicembre, forse inizio, no, proprio novembre, allora non mi ricordavo male, novembre 2021, candela rossa Aikinashi, e vediamo quella che è stata la reazione del mercato verso i 26.000 punti, che è proprio l'ultima resistenza dove si era visto del rosso Aikinashi, che ora col senno del poi tranquillamente possiamo dire erano prese di profitto, ovvero vendite per chiudere posizioni rialziste, perché il 2023 ha visto tutta questa serie di candele verdi Aikinashi per poi tornare a spingere al rialzo. Quindi adesso non lo possiamo dire con anticipo che sarà lo stesso film, però una cosa è certa, se su questo grafico daily c'è del rosso, non è da sottovalutare, anche per coloro che sposano una view ancora di base rialzista, quindi quantomeno fare attenzione a alleggerire l'esposizione perché è al rialzo, insomma, perché potrebbe accadere qualcosa di importante, che adesso non faccio vedere, ma anche tutti gli indici sono allineati al ribasso. E tra i turbo ho già selezionato questo qui, il cui codice ISIN lo possono prendere da qui, lo strike price 28.428, ovvero ampiamente sopra, siamo qui anche i massimi di quest'anno e anche sopra quella che era la resistenza che richiamava i massimi praticamente dell'anno scorso, quindi 28.4, siamo sopra i top di quest'anno e del 2022. Con una leva che ovviamente è quella che interessa molto ai traders, vedete adesso siamo 5 punti per cento distanti, è una leva 15,93, interessante, soprattutto se si pensa che se l'indice effettivamente da dove ci troviamo adesso verso i 27.009 dovesse poi calare di altri 4 punti percentuali, il primo target potrebbe essere l'ex resistenza dei 26.000. E poi, se effettivamente dovesse ancora venire più giù, con quella leva che faccio vedere nuovamente, se di 15,93 quasi a 16, potrebbe portare a dei guadagni interessanti sul nostro indice. Quindi, questa è la situazione. Se poi nei prossimi giorni dovesse ritornare il trend, come è accaduto qui, violazione della resistenza, si tornerà a parlare ovviamente di nuovo corso al rialzo. Però ora, in questo momento, comandano i ribassisti Sì. sul nostro indice FTSE Chiaro, chiaro. Facciamo anche il secondo, così poi, ecco, ci prendiamo una pausa di MIB. riflessione con Sì, Riccardo che li assolutamente. commenta.
allora, il prossimo è tra le situazioni nuove, perché ci sono dei titoli dove, per esempio, su Eni già è partita una inversione, Enel pure è tornato praticamente debole, Stellantis che continua al rialzo. Tra le situazioni nuove segnalo Intesa San Paolo, che è tra le big anche ovviamente del paniere FTSE MIB, e che è quello che ha trainato al rialzo il settore bancario in questo 2023, il nostro indice. Ieri primo segno di candela rossa, ma in un recupero che è stato fantastico. Guardate, poi ha chiuso praticamente sulla parità. Oggi ci stanno provando, lo si vede bene anche ieri. Guardate alle dinamiche intraday, vendita, e poi ha recuperato quello che era il loss iniziale di prima parte di seduta. Oggi è partita male, non so se ci sarà nuovamente un recupero. Se dovesse chiudere così o con almeno mezzo punto percentuale al ribasso, a quel punto si può prendere in considerazione un turbo open-end put, il cui codice ISIN è questo qui, con prezzo strike 2,64. Ce n'erano diversi, io ho voluto una tolleranza maggiore, perché comunque è solido il trend sui titoli bancari, quindi 2,64 siamo qua sopra. Quindi anche sopra quest'altra resistenza dei 2,61 e 20, e andiamo a vedere anche quella che è la leva 13,73, come vedete adesso distante oltre 5 punti percentuali. Quindi questo potrebbe essere, se conferma stasera, a partire da domani, ci tengo a sottolineare, quella che potrebbe essere una indicazione al ribasso, quindi su Intesa. Benissimo, e Renato direi, allora siamo partiti con il turbo, perché due prodotti a leva, insomma, subito pronti via, due grandi classici tra l'altro abbiamo detto, cioè il nostro indice di riferimento come sottostante il FTSE MIB da un lato e dall'altro Intesa San Paolo, uno dei big appunto del settore bancario che ha trascinato il FTSE MIB. Ecco, io qui faccio intervenire Riccardo appunto per un primo commento. Sì, stavo controllando giusto il grafico, sembra che Sì. stessi facendo altro, in realtà stavo controllando il grafico di Intesa San Ci Paolo. vedevamo No, a quasi candelette, no, perché ce l'ho, scivolare guarda, nello schermo. Dove sta ce andando, l'ho sul mio Falconi? schermino piccolino. Stavo controllando il grafico per vedere come era posizionato questo stop loss a 2,64. Credo che sia anche al di sopra quello che è il gap che ha fatto, il gap down che aveva fatto Intesa lo scorso anno, un anno e mezzo fa, se non erro. Quindi comunque un buon livello diciamo di corso, cioè potrebbe dare un buon livello di corso questo stop loss Sì. che è distante rispetto ai prezzi attuali. Sicuramente Valentina, allora, quelle le scelte di Renato sono delle scelte comunque dettate da un'analisi e da un'analisi dei grafici e di Nashi, quindi Certo. fondamentalmente una situazione fattuale che poi si diciamo rispecchia anche in quella che è la situazione dei due strumenti, due sottostanti di cui ha parlato il Fuzzi ed Intesa. È un momento di debolezza, quindi ci sta ovviamente prendere un prodotto che possa essere short, quindi tendenzialmente andare a levereggiare su quello che è il valore dell'andamento sottostante, la performance del sottostante. Le analisi di Renato sono comunque delle analisi che vanno e che sono dettate comunque anche ad un occhio alla prudenza, nel senso che ha scelto dei prodotti con degli stop loss, perché ricordiamo che questi turbo open end hanno degli stop loss, quindi toccati livelli di prezzo, in realtà toccati i quali il prodotto cessa totalmente di esistere, dei livelli di stop loss, dicevamo, abbastanza distanti dai valori attuali e che sono in grado appunto di resistere eventualmente anche a un cambio, un ritorno ad un trend positivo. Quindi sicuramente io posso dire che le strategie mi piacciono. Mi piace ovviamente la scelta del prodotto. Renato con noi tratta prevalentemente turbo, quindi questi prodotti a leva. Diciamo che questi prodotti perché sono utili, e noi lo ripetiamo sempre, non solo quindi indicare il codice ISIN o comunque indicare quella che è la strategia, ma soprattutto capire come utilizzare un prodotto. Allora, questi prodotti sono molto utili nell'intraday, quindi per il classico smanettone o trader, diciamo veloce, o scalper veloce, ma sono ugualmente molto utili nei posizionamenti multiday. Perché? A differenza dei prodotti a leva fissa o degli ETF che hanno un meccanismo di leverage di un determinato sottostante, quindi che sia il FTSE, che sia anche una materia prima o qualsiasi altro sottostante, questi prodotti non risentono dell'effetto compounding o il cosiddetto effetto dell'interesse composto. Noi vediamo comunque come l'effetto dell'interesse composto va a inficiare sulla performance del sottostante
nelle posizioni multi-day in caso di mercato non perfettamente direzionale, quindi che sia un mercato rialzista o ribassista. Quindi in un mercato laterale, ok, che fa dei sali scendi, il prodotto a leva fissa, sia un benchmark, sia un ETF, non è utilizzabile o comunque non è consigliabile da utilizzare perché risente dell'effetto compounding. Meglio utilizzare un prodotto come questo, che sia di UniCredit, ovviamente perché siamo noi l'emittente, che Ovviamente. sia di altro emittente, perché non risente dell'effetto compounding e quindi la performance è una performance che va a moltiplicare l'andamento del Questo è molto sottostante. importante, Riccardo, perché abbiamo spiegato anche il perché della scelta Sì. strategica. Ecco, è una Assolutamente. indicazione estremamente utile per chi ci sta seguendo. Io cedo nuovamente la parola a Renato. So che con i prossimi due prodotti ci trasferiamo negli Stati Uniti invece, giusto? Sì, vorrei anche aggiungere Sì. che negli ultimi anni febbraio non ha portato bene, insomma, in genere ai mercati. 20 febbraio 2020, primi casi Vero, Covid, Covid, sì. ondata di contagi, crollo dei mercati. 24 febbraio 2022, l'anno scorso, scoppia il conflitto e grande correzione. Quindi Renato, è meno attenzione. male che è breve il mese di febbraio, pensa se fosse stato lungo, un disastro. Sì, però il problema è che gli effetti poi ce li siamo Sì, portati ce li avanti siamo per un portati. sacco di tempo. E Sì. speriamo che questo febbraio sia diverso, no? Speriamo Ma che vediamo, il vediamo. 24 febbraio arrivi la pace. Magari ecco, Speriamo, ci speriamo. sorprendono e alla fine Facciamo un non po' di sembra, scongiuri, perché va. Facciamo gli scongiuri. dalle ultime dichiarazioni di ieri di Putin in conferenza stampa non sembra, insomma, soluzione diplomatica Uscita anche dal immediata. trattato Però, contro gli armamenti nucleari pesanti, pure, insomma, messaggi non sì. proprio pacifici. Vabbè, E per questo, niente, febbraio, insomma, lo archiviamo, dai, pensiamo già a marzo. No, però. che molti titoli, graficamente Sì. parlando, vanno a ritoccare proprio a livelli grafici di quei giorni lì, quindi da Chiaro. dopo poi c'è stato un crollo. Allora, torno a condividere anche perché recentemente, ringrazio Riccardo, finalmente hanno messo i turbo sui titoli americani, molto richiesti e gettonati. Tra le cose, oggi c'è anche un'altra sfornata di nuove uscite, quindi insomma, devo dire che ascoltano molto quelle che sono richieste dei traders. E Tesla, ieri candela rossa, c'era già stata una rossa venerdì, ma se metto il grafico con le candele normali è una seduta ampiamente positiva, più 3, quindi non c'era quella che io chiamo la doppia conferma, ovvero candela rossa in una seduta altrettanto negativa. Questo perché i prezzi, la formula dei prezzi a chi nasce prende in considerazione i dati del giorno precedente, quindi è normale, ecco perché il giorno prima aveva fatto meno 5 e quindi il giorno dopo si è vista la candela rossa, ma in una seduta che poi è terminata ovviamente positiva. Ieri abbiamo il binomio, quindi sia candela rossa sul grafico Ekinashi che quello candele giapponesi, quindi da oggi si può pensare ad un'inversione di tendenza, l'area pure dei 211,69 è stata un bellissima supporto, è stato un bellissimo supporto in analisi tecnica. Supporto violato diventa resistenza e viceversa, insomma, è un livello dove in passato si sono viste delle cose interessanti. E quindi eccolo qui il turbo, come sempre, codice ISIN lo trovate qui in alto. Prezzo stop a barriera, ce ne sono diverse ogni 5 dollari praticamente. Io ho optato per 2,30, quindi per tenermi un certo margine di tolleranza, quindi qui sopra. Ricordo che l'ultimo è stato giovedì, il massimo dell'anno è a 217, quasi 18 dollari. Quello che è adesso il discorso relativo alla leva 5,07, quindi vedete siamo a 16,79 punti percentuali da questa distanza, e qui c'è però da fare ovviamente un discorso legato agli orari di negoziazione, che vorrei Certo. sottolineare, ovviamente parliamo di 9,05 quelli da Sedex, 17,30, c'è questa differenza che però personalmente a me non cambia tanto perché io questa situazione qui è un'operazione multi-day, quindi io la voglio tenere in piedi per parecchio tempo. Chissà se effettivamente il titolo andrà a venire giù pesantemente anche su quello che potrebbe essere supporto 45%. Non lo so, sinceramente quando ha messo la freccia su a gennaio non credevo, cominciava a tracciare dei livelli 150 mi sembra distante e l'ha fatta, è andato 170, no, 190, 200,
Quindi attenzione come la strada, il percorso è stato fatto a rialzo, si dice che poi i mercati scendono con l'ascensore e quindi occhio che potrebbe essere una situazione interessante, però ottimizzerei l'ingresso visto la performance di ieri, meno 5 con un grafico intraday per cercare magari un 15, 30, 60 minuti ai Fibonacci per cercare l'ingresso. Quello positivo, favorevole, diciamo, per ottimizzare un momento di presa di profitto potrebbe partire bene, che ieri pure comunque era partito bene, e poi venire giù pesantemente. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda Tesla. Mentre poi c'è anche un euro-dollaro, passiamo al mercato delle valute, dove ieri. Dopo, guardate quanto tempo è lì a martellare questo supporto, ma comunque a fine giornata chiudeva sempre sopra. Ieri c'è stato, alla fine ha ceduto questo livello e quindi possibile trend al ribasso di euro contro dollaro, quindi un possibile apprezzamento del dollaro che va a incastrarsi bene in quello che è il risk off dollaro, visto come bene rifugio in questa avversione a rischio che si vede in questo momento in giro per i mercati. E devo dire che l'offerta è molto interessante dei turbo presenti su UniCredit. Questo è il codice ISIN, un prezzo strike che è distante, uno dice 3 punti e 43, c'era un altro anche un paio di punti percentuali. Parliamo quindi quasi 1,10, che chi fa trading sulle valute sa che è parecchio lontano, le valute si muovono poco, vedete le variazioni sono intorno allo 0,20% positive e negative, quindi uno stop parecchio lontano per chi fa trading multi-day sulle valute, ma con una leva 28,65, molto attraente direi, quindi questo è quello che potrebbe accadere, quindi vediamo se sarà effettivamente l'euro andrà adesso. Ha già corretto quasi 4% dal top del 2 febbraio, se sarà ancora correzione, insomma, da quei livelli massimi visti recentemente. Benissimo, Renato, ti ringrazio ovviamente per questi anche ultimi due prodotti. Mi hai fatto ridere quando hai detto che insomma, mi sa che è arrivato come si, la richiesta in carta bollata a Riccardo Falcolini sull'emissione di prodotti turbo anche sui titoli Ah, americani e finalmente UniCredit alla fine ha accettato e ci sono stati emessi anche appunto dei certificati SADOC per le esigenze di Renato De Carolis. Comunque ecco, altre due proposte assolutamente interessanti quelle di Renato. Sì, assolutamente sì. Allora, in realtà, Valentina, noi lo diciamo sempre, nel senso che il ruolo dell'emittente fondamentalmente è quello di guardare il mercato, capire quelli che possono essere gli interessi della clientela e di conseguenza strutturare dei prodotti che siano consoni alle esigenze appunto dei clienti, in termini di struttura oppure in termini di sottostante. Alcuni ci riescono un po' più velocemente, altri ci arrivano con un po' più di calma. Noi siamo arrivati anche sui sottostanti americani, diciamo che la gamma si sta ampliando notevolmente dal punto di vista delle azioni sottostanti. Per fortuna, diciamo, siamo l'unico emittente che riesce a strutturare anche su nomi poco liquidi come azioni italiane, quindi diciamo riusciamo in grande parte a soddisfare le esigenze e le richieste della clientela. Renato è un grande portavoce di richieste della sua community, quindi ove possibile e ovviamente tempi e struttura permettendo, riusciamo a soddisfare quelle che sono le esigenze di Renato e della sua community, però in realtà questa è, diciamo, noi abbiamo le orecchie per tutti, quindi chi vuole può contattarci telefonicamente al nostro numero verde oppure scriverci alla nostra email che è info.investimenti chiocciolunicredit.it, la ricordo ancora, e segnalarci quelli che possono essere i Sono degli desiderata. input anche interessanti che arrivano appunto poi dalla clientela stessa e che vi permettono anche di ampliare il bouquet della vostra Assolutamente offerta. sì. Ovviamente Valentina, nel momento in cui riceviamo delle richieste, la richiesta viene valutata con il trading, con il nostro trading, quindi i colleghi del trading, viene verificata la fattibilità del sottostante, la possibilità comunque di aggiarsi con i nostri meccanismi di pricing e di hedging interni, perché ovviamente anche la banca deve proteggersi dai rischi e ove possibile, quindi viene verificata la liquidità dei sottostanti, ove possibile e ove ci siano anche delle opzioni quotate per gli strumenti di investimento, viene
strutturato il prodotto. Quindi dove possiamo, noi arriviamo. Magari in alcune volte siamo un po' più lenti, però ce la mettiamo tutta, insomma, ad arrivare e a soddisfare le esigenze della cliente. Certo. E poi bisogna sempre migliorarsi, no? Quindi, no, insomma, no, quello... se si è già perfetti... No, non c'è... che gusto c'è, esatto. Insomma. Sì, bisogna avere uno spazio anche per nuove idee, appunto, e nuovi input. Sì. Ottima spiegazione, Riccardo. Questa volta, ecco, hai fatto un po' il commentatore, diciamo, sì, così, sì, mentre sì. Te la sei scampata per quanto riguarda le tue proposte, ma i tuoi prodotti poi li presentiamo naturalmente nei prossimi appuntamenti, quindi ti interrogo la prossima volta. Invece, ecco, chiudiamo questa puntata con il solito spazio dedicato alla formazione. Beh, qui ovviamente chiamo in causa anche Renato, che essendo non solo trader ma anche formatore, sicuramente a voce in capitolo. Quali sono i prossimi appuntamenti? E poi naturalmente ti devo chiedere come è andata la giornata dei Certificate Lovers del 14 di febbraio. Questo io voglio un riassunto. Allora, partiamo dagli appuntamenti. 22, 23, sì. 27, 28. Ti dico le date così. Quindi okay, primo okay. appuntamento oggi in compagnia di Pierpaolo Scandurra, domani con Pietro Di Lorenzo, lunedì 27 con Gabriele Bellelli, invece martedì 28 con Luca Stellato. Okay. Questi sono gli ultimi appuntamenti del mese. È stato un mese ricco, intenso, ricco ed intenso, ricco di appuntamenti, intenso di emozioni. E appunto, in termini a proposito di emozioni, l'appuntamento del 14 febbraio, San Valentino, insomma, noi ci siamo goduti. Prima che con le famiglie, con rispettive famiglie, ovviamente con i nostri, diciamo, clienti, è stato un bellissimo appuntamento, un bel pomeriggio di formazione in compagnia di un nostro trader di prodotti di investimento e di Pierpaolo Scandurra. Sono state 3 ore intense, tante domande, tante, insomma, commenti. E ci sarà il prossimo appuntamento il 14 di marzo e poi via via ogni mese prevederemo, insomma, un appuntamento con un partner diverso. E, insomma, la comunità degli innamorati dei certificati, esatto, si allarga, quindi assolutamente, ecco, possiamo dire così. Renato, ecco, quando si parla di formazione, naturalmente anche un tuo commento. Aspetta che non ti sentiamo, devi riattivare l'audio. Sì, scusa. Eccoci. Mi chiedo scusa. Dicevo, il giorno 8 marzo con Unicredit abbiamo programmato un altro evento, Festa della Donna. E quindi... Voi tutte le feste, non è mancato un appuntamento. Quando c'è una festività c'è anche, esatto, un appuntamento di Unicredit, sì, giustamente, che unisce, insomma, gli appuntamenti del calendario, quello che appartiene a tutti, al proprio. Lo tingeremo di giallo, Festa della Donna, una bella mimosa. Stavolta, sì, va bene. Ci sarà un ospite a sorpresa, vediamo chi potrebbe essere femminile, chi lo sa. Chi dai, lo sa, potrebbe essere. Vuoi, abbiamo avuto Paolo Serafini. Se mi invitate io alla Unicredit Tower vengo sempre con piacere. Prossimo sicuramente, questo sarà online. Online va bene lo stesso. Prego, Renato. Online, quindi 8 marzo, quindi abbiamo detto febbraio è venuto, grande stato ospite Paolo Serafini, e adesso 8 marzo ancora, non sveliamo il nome, ci sarà un altro grande ospite trader che spiegherà le sue strategie applicate ai certificati Unicredit, quindi 8 marzo, già la data è quella comunque. Benissimo. Bene, allora siamo giunti alla conclusione della puntata. Io ringrazio naturalmente Riccardo Falcolini qui con noi in studio, Unicredit Investment, per averci regalato, ecco, le tue analisi, i tuoi approfondimenti sul mondo dei certificates. Grazie Riccardo per essere sempre qui con noi. Sono io che ringrazio voi, Valentina, per l'ospitalità. Ringrazio ovviamente Renato che oggi ha fatto il lavoro sporco, chiamiamo, sì, così, ha presentato tanti prodotti, tante strategie. Ringrazio ovviamente chi ci segue. È stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Grazie Riccardo, grazie naturalmente anche a Renato De Carolis in collegamento, non solo, ecco, per i consigli, i suggerimenti, le strategie che ci hai regalato oggi, ma per confermarvi, ecco, un'eccellenza comunque nel mondo del trading, della formazione. Lo ricordiamo anche io, non sono solo parole, ci sono anche dei fatti che lo testimoniano, Renato. Sì, avete citato Riccardo, che c'è una community che sto gestendo oramai dal 2020, dove c'è una sezione molto forte dedicata ai certificati, da dove da lì sono arrivate molte richieste di nuovi prodotti e ci siamo confermati, eccolo qua, il premio su questa piattaforma americana Ecofin, che ospita team, community da tutto il mondo.
per il secondo anno consecutivo la più attiva a livello mondiale, insomma, quindi questo riconoscimento di questa famiglia, la chiamo io, oramai siamo 7.500 persone, c'è un bel ambiente con tanti servizi gratuiti pensati per i traders. Bene, 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 Faccio una insomma, battuta, se sì, posso, da certo. Manfredonia alla conquista del mondo. È il nuovo ombelico, il nuovo ombelico. Invece a me ha ricordato, sai, adesso quando sollevano i premi mi ha ricordato gli sportivi, insomma, con la coppa Beh, in mano. Tra l'altro siamo reduci appunto dalla serata di Champions di certo. Di ieri, ieri e sera. quindi, esatto, anche il nostro Renato che solleva i trofei. Complimenti naturalmente a tutti voi e grazie ancora per il vostro intervento. Si chiude dunque qui, ecco, questa puntata di Zoom Certificates. Naturalmente vi ricordo che potete rivederla sul nostro sito www.lefonti.tv e sul nostro canale YouTube On Demand. Io adesso cedo la linea alla pubblicità e poi noi ritorniamo con i nostri format esclusivi, sempre sulle fonti.